Per la zona del porto questa è la settimana in cui ci si prepara per la tradizionale festa che vedrà svolgersi fino a domenica numerosi appuntamenti. Anche quest'anno si ripresenta per la 14ª edizione il concorso di pittura Il Porto di Pesaro aspetti caratteristici, alla quale possono partecipare tutti senza limiti di età, sia dilettanti che professionisti. La competizione consiste nell'eseguire in 8 ore un dipinto dal vivo del porto di Pesaro, soffermandosi sui particolari che più lo caratterizzano, sui paesaggi e sulle strutture architettoniche che gli fanno da contorno. Un'opera che potrà essere realizzata sia su tela che su fogli con qualsiasi tecnica, dall'acrilico all'acquerello, dalla tempera all'olio, fino a passare per il carboncino. Una gara che è resa possibile grazie all'impegno del comitato Quai del Port, del quale fa parte anche Franco Signoretti, presidente di Xanitalia, nonché Portolotto Doc. 14 anni di concorso di pittura estemporanea con tema il porto di Pesaro e i suoi aspetti caratteristici. È stato un po' così, un gioco all'inizio che poi pian piano è cresciuto e oggi appunto siamo alla 14ª edizione. Un appuntamento ormai diventato consuetudine per la festa del porto, quindi si svolge il sabato prima, quindi la domenica la festa, il sabato il concorso di pittura. È stata ripresa praticamente un'iniziativa già esistente negli anni 60, appunto da allora l'organizzatore della festa del porto, Monacciani, e poi si era interrotta dopo 4 anni, 4 edizioni. E noi che eravamo bambini all'epoca ci ricordavamo di questa bella iniziativa e l'abbiamo voluta riprendere e l'abbiamo iniziata e da allora sono passati appunto 14 anni. Prima era un concorso di pittura dedicato solo ai pesaresi, poi man mano si è allargato e oggi l'affluenza degli artisti è un po' da tutte le regioni e sempre più qualificati, sempre più professionisti, visto che il concorso è diventato un po' un concorso conosciuto a livello nazionale. Premi sostanziosi in denaro per chi verrà decretato vincitore. 1.200 euro al primo, 500 al secondo e 250 al terzo. E a decidere quali saranno i migliori dipinti sarà compito anche di Anna Rosa Basile, presidente della giuria. Questo concorso era cresciuto tantissimo sia in notorietà che qualità, perché comunque gli artisti che si presentano anche oggi sono sempre più validi come artisti e le tecniche sono anche diverse e anche curiose alle volte, quindi anche gli ultimi premiati per esempio è stata una cosa particolare questa divisione di alcuni scorci e quindi si va avanti magari non con la solita immagine della barca o del porto ma comincia a esserci qualcosa in più.